Quando tu realizzi la grazia nella tua vita, quello che Gesù ha fatto, tu non puoi fare a meno di avere un desiderio forte di servirlo e di lasciarti consumare per Lui. Sapete, grazia, la parola grazia significa favore immeritato, qualcosa che noi non meritavamo nella nostra vita, ma è piaciuto a Dio attraverso il sacrificio di Gesù di poterci salvare. Amen. E tutti quanti noi che siamo stati graziati, noi viviamo nel favore di Dio. Amen. Persone che siete venute qui stasera, voi da oggi in poi vivrete nel favore di Dio, perché siete passate da creazione nelle mani del nemico a figli di Dio. E i figli di Dio godono dei favori del Padre. Il favore immeritato che Dio ha messo nella tua vita. Quindi ci puoi pensare, è piaciuto a Dio di stravolgere, di cambiare completamente il corso della tua vita. Almeno per me lo ha cambiato 20 anni fa, per alcuni di voi forse prima, forse dopo, ma è piaciuto a Dio di cambiare il corso della nostra vita. Infatti la grazia di Dio ha prodotto qualcosa dentro di noi. Da schiavo siamo diventati liberi. Amen. Siete d'accordo? Lo sapete che siete salvati? Lo sapete che siete stati graziati? Quindi da schiavo sei stato reso libero, da povero a ricco, da cieco a non vedente, a vedere le cose gloriose e meravigliose di Dio. Sei passato da persona ordinaria a persona straordinaria. Sei passato da creatura a figlio. Amen. Tu quando cammini per strada ti puoi dare anche delle arie. Dire io sono figlio di Dio. Io sono figlia di Dio. Amen. E non è poco. Però non vi date delle arie per strada, se no diamo una cattiva testimonianza. Amen. Quindi non è poco quello che Dio ha fatto nella nostra vita. Ma perché per alcuni ancora non si vive questa benedizione? Sapete perché non si vive appieno la fede? Perché non si vive appieno la fede? Perché una persona che ha fede e confida in Dio, in un modo a 360 gradi fa qualcosa. Non dice Gesù, tu sei il mio Salvatore, ma dice tu sei il mio Signore.
Amen. È un Signore che è il Signore, ha dei servi. Amen. Dei servi che servono. Perché se un servo non serve, a che serve? Amen. E sapete, questa parola è dura per tanti. E tanti hanno introdotto l'ipergrazia, che dopo parleremo, perché è una scusa per fare gli sfaticati. Ma cari, questa non è una chiesa di accomodamento. A volte le persone dicono: ma da questo pulpito non viene mai una parola di esortazione, di incoraggiamento, di amore, sempre riprensione, sempre mazzate, ma sapete una cosa? Il parlare chiaro ci farà guadagnare un sacco di tempo, ma il girarci intorno ci farà perdere tempo, come il popolo di Israele. E sapete, questa non è una chiesa allo zuccherino. Dio ti ama, sei salvato, gloria a Dio, Dio provvederà per te e ce ne andiamo a casa tutti felici e contenti. Questo non è il Vangelo, cari. Lo sapete che nel mondo e nelle chiese ci sono un mucchio di Vangeli, ci sono svariati Vangeli. C'è il Vangelo suo, il Vangelo suo, il Vangelo suo, il Vangelo suo. Perché ognuno di noi ci creiamo il Vangelo a modo nostro, a nostro comodo e a nostro piacimento. Ma quando poi Dio ce lo mette davanti, e la cosa poi è dura da digerire. Ci si va a cozzare con quelli che sono i comandi di Dio, però ringrazio a Dio per questo. Perché sai una cosa, Dio è come un padre. E un padre cosa fa? Una madre. Indirizzano i propri figli nella via giusta. I padri, le madri non fanno crescere i figli sfaticati e debosciati. Ad un certo punto, che si sono svezzati, sono adolescenti, dicono: ok, adesso ti devi costruire un futuro, adesso devi fare qualcosa, adesso devi servire. Amen. Allo stesso modo è nella Chiesa di Gesù Cristo. Dio ha bisogno di un esercito che vada a svergognare le opere di tenebre in tutta la città, e quindi Dio ha bisogno di te, ha bisogno di me. E al momento che tu sei nuovo nato in Cristo, gloria a Dio per questo, c'è qualcuno che veglia sulla tua vita, che aiuta la tua vita a crescere spiritualmente parlando. Ma quando sei svezzato nella parola di Dio, Dio dice: ok, adesso va, voglio che tu possa essere usato per il mio regno. Amen. Dio non cresce come purtroppo alcuni genitori fanno, rovinando il futuro dei propri figli. Li fanno crescere come dei bamboccioni viziati, a 40 anni ancora col ciucciotto in bocca, ancora a dipendere dai genitori, perché noi gli hanno creato, ho fatto creare, ho spronato ad avere un futuro. Quindi questa non è una chiesa di bamboccioni. Amen. Questa è una chiesa di guerrieri che devono avere zelo per servire il Signore. Quindi entra in ballo lo scontro con Dio, perché Dio ci dice di pregare, ci dice di meditare la parola, ci dice di digiunare, ci dice di perdonare, di amare, di morire a noi stessi. In poche parole ci dice di centrare la sua volontà per la nostra vita. E cari, quando tu centri la volontà di Dio per la tua vita e sai qual è il proposito, per questo è importante l'intimità con Dio, tu devi sapere quello che Dio vuole dalla tua vita. Dio una cosa non vuole e te la posso rivelare pure io, non c'è bisogno dell'intimità con Dio. Dio non vuole da te che stai seduto su una sedia per anni, 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 anni. E forse è pure la stessa sedia. Guai a chi la tocca la sedia. Ma non ti scocci. Amen. Io mi scoccerei. Perché sapete, servire Dio
è una gioia e un privilegio. Ti senti vivo, hai uno scopo, ti prepari, preghi, mediti la parola, fai qualcosa, non sei apatico, perché il nostro Dio non è apatico, non è statico, ma è un Dio dinamico. Ora vi do una parola che vi assicuro che non me la sono inventata, perché qualcuno dice che non è così. La parola servitore, dite servitore. A qualcuno non piace, l'ha detto servitore, già fa neanche a pronunciarlo. Servitore. In Matteo, al capitolo 25-21, dice: il suo padrone gli disse, va bene, servo, buono e fedele. Sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose. Entra nella gioia del tuo Signore. Quindi qui parla di servo, parla di servizio e poi parla di gioia, perché la gioia completa è quando tu sei al centro della volontà di Dio. Ora benedetto è colui che ha compreso il rimboccarsi le maniche, benedetto è colui che comprende il cuore di Dio, benedetto è colui che non fa l'opera di Dio fiaccamente, benedetto è colui che prende il proprio talento e lo mette a disposizione del regno. Quindi voglio trattare queste cose velocemente. La prima cosa è benedetto colui che ha compreso il rimboccarsi le maniche. Cosa significa? Che tu sei una persona responsabile e comprendi che c'è da fare qualcosa per il regno di Dio e non stai con le mani in mano, ma fai così. Amen. Ti alzi le maniche e dici: qui c'è da lavorare, qui c'è da fare qualcosa. È un esempio di una donna che entra nella sua casa, ci ha lasciato i figli per un periodo di tempo, i bambini, e forse pure col marito. Cosa trova nella casa? Trova uno sconquasso e dice: mo qua mi metto l'anima in pace, si rimbocca le maniche e inizia a fare pulizie, inizia a lavorare. E sapete, molti siamo bravi su Facebook, sui messaggi, a firmare petizioni, il gender, le cose abominevoli che stanno passando i bambini. E ho letto ieri sera proprio delle cose assurde, incredibili, che stanno insegnando ai bambini, che addirittura c'ho vergogna di dirlo. E la Chiesa cosa fa? La Chiesa ha bisogno di rimboccarsi le maniche. La Chiesa ha bisogno di denunciare queste cose. Per questo Dio vuole che noi ci possiamo distogliere dal nostro accomodarci e iniziare a lavorare per Dio in un modo molto serio. La seconda cosa è benedetto è colui che comprende il cuore di Dio. Qual è il cuore di Dio? Che i perduti si salvano, che il Vangelo viene predicato. Io dico spesso nella scuola del discepolato, al secondo livello che insegno, che parla del consolidare, che è il conquistare le persone e trattenere i salvati e porre un fondamento stabile nella vita delle persone affinché vengano trattenute. E si insegna questo, che ci deve essere una responsabilità. E quindi dico: perché state facendo il secondo livello? Perché avete bisogno che quello che ascoltate dopo lo dovete praticare, perché esso rappresenta il cuore di Dio. Perché stai facendo il secondo livello? Per dire vicino a un altro: tu che stai? Al primo e sto seconda. Oppure sto al terzo. E sembra che bisogna correre per prendere qualche premio. Ma se tu non lo realizzi, sperimenti e lo fai praticamente nella tua vita, tutto questo è vano. Per questo tu hai bisogno e sei beato se sposi il cuore di Dio, la visione del cuore di Dio. Cari,
La domenica qui ci riuniamo, nelle case di pace ci riuniamo, negli altri incontri ci riuniamo, ma lo scopo è sempre lo stesso. Non è l'intrattenimento alle persone, ma noi stiamo crescendo ed equipaggiandoci per andare a scontrarci con quelli di fuori, per portare la verità e il Vangelo agli altri. La terza cosa, benedetto è colui che non fa l'opera di Dio fiaccamente, ma ama consumarsi. Come avviene questo? Come puoi non fare l'opera di Dio fiaccamente? In un modo molto semplice, non guardando gli altri. Perché molto spesso siamo abituati a guardarci gli uni gli altri. Ma quello non lo fa questo, perché lo devo fare io? Ma perché quello sta in quella posizione e non ci sto io? Il guardare gli altri non ti permetterà di servire Dio con zelo, ma lo servirai fiaccamente. La Bibbia dice: maledetto l'uomo che serve Dio fiaccamente. Amen. La quarta cosa, benedetto è colui che prende il proprio talento e lo mette a disposizione del regno. Tutti quanti noi qui, cari, siamo muniti di un talento, di doni che Dio ci ha fatti in un modo particolare, fin dal grembo di nostra madre. Quando noi siamo nati, o prima di nascere, meglio dire, Dio già aveva preparato un proposito per la tua vita, Dio già ti aveva equipaggiato con un talento per poter servire. Ora il tuo talento non è tuo. Amen. Il tuo talento non è tuo. Ma che uno dice, il mio e non il mio. Il tuo talento ha bisogno di essere messo a disposizione per il regno. Tu puoi essere talentuoso nell'organizzare delle cose, puoi essere talentuoso in qualsiasi servizio, puoi essere talentuoso nell'essere una persona che mantiene l'ordine, che mantiene la sicurezza, puoi essere un bravo musicista. Ma alla fine sarai sempre un servo. Amen. E guai a chi si trattiene il talento che ha nella propria vita. Un giorno renderai conto a Dio. Dio dice: cosa hai fatto? Penso che è inutile che prendo la parabola, no, dei talenti. La conosciamo tutti quanti a memoria. Però le cose le ascoltiamo, le ascoltiamo, le ascoltiamo. Ma poi ci facciamo bloccare da tante situazioni. Del tipo: no, io non servirò più perché il mio responsabile mi ha trattato male, io non servo più, non lo voglio fare più perché non mi hanno preso in considerazione, io non servirò più perché forse meritavo di più. Ma il dispetto a chi lo fai? Tu lo stai facendo a te stesso e stai mettendoti un peso di responsabilità davanti a Dio. Amen. Cari che non fate i servizi, iniziate a pensare che servizio volete fare nel nome di Gesù, perché io sto studiando. Amen. Tutti quanti, un esercito che serve l'Eterno, un esercito che ha un impatto nella città, un esercito che si ama, un esercito che ragiona tutti quanti allo stesso modo, un esercito che è zelante, un esercito che non si misura la fatica, il sacrificio, ma vuole, il suo desiderio è servire il fratello più di ogni altra cosa. Ma che miracolo! Che miracolo! Amen! Che deve accadere e accadrà nel nome di Gesù. Ottenendo che cosa? Il fine della fede, che è la salvezza delle anime. Prima Pietro 4:10 dice: ciascuno
se leggete, non dice qualcuno, perché qualcuno è qualcuno. Avete fatto la prima elementare? Ciascuno è ciascuno. Qualcuno può essere uno, due, tre, ma qua dice ciascuno, ognuno, tutto quanto. Amen. Metta al servizio degli altri il dono che ha ricevuto come buoni amministratori della multiforme grazia di Dio. Amen. Quindi Dio ti sta dicendo, pure a te che forse c'hai problemi a casa, puoi servirmi. Pure tu che hai questo tipo di handicap, puoi servirmi. E pure tu che guardi tutto, ma pure a me, puoi servire Dio. Amen. Perché nel regno di Dio non esiste disoccupazione. Io vedo l'esercito di Dio e miriadi di persone, che arriveremo al punto che non ci conosceremo gli uni gli altri, ma abbiamo rivelazione di ognuno di noi e quello che dobbiamo fare. Qualcuno dice, ma poi non ci conosciamo, poi non ci possiamo salutare, poi non ci possiamo vedere. Stai tranquillo, nello spirito ci vedremo ogni giorno. Ora nell'ubbidienza, dite ubbidienza. Marco parlava di qualcosa di forte prima. Se tu ubbidisci, amen. Questo ci fa capire qualcosa. Che c'è un verso che dice che l'operaio è degno del suo salario. E Dio richiede ubbidienza. Le cose non cadono dal cielo così. E nell'ubbidienza troverai anche la persecuzione. Perché ci sono persone, talune persone che vogliono praticare l'ipergrazia. Nello scoraggiare le persone nel servire, nel dando consigli sbagliati, nel circuire la mente delle persone. Ricordate lo spirito di Jezebel che andava dal re Acab per cercare di distoglierlo dal piano di Dio. Ma tu a questo demone devi dire, sta zitto spirito di menzogna, perché io servirò l'Eterno come è scritto nel Vangelo, ma non nel mio Vangelo, ma quello che è scritto nel Vangelo di Dio. O nel tuo Evangelo. Amen. Quindi ci sarà sempre persecuzione. Fino alla fine ci sarà sempre qualcuno che vorrà metterti il bastone tra le ruote per non farti raggiungere il proposito di Dio per la tua vita. E stamattina mi veniva in mente il verso di Davide, quando profeticamente lui vede la morte di Gesù, il Calvario sulla croce. E dice che potenti tori di Basan andavano contro Gesù con una forza tremenda tanto da soffocarlo. Lui stava lì sulla croce e questi potenti tori che rappresentano demoni, principati e potestà, andavano contro il Signore schiacciandogli i costati, le vette, premevano su di lui. Sapete lo scopo qual era? Tanto Gesù ormai stava morendo, potevano pure lasciarlo stare i demoni, ma lo scopo era che loro aspettavano che Gesù avesse detto, Padre, aiutami, Padre, liberami. E Gesù avrebbe perso il piano che Dio aveva preparato per la sua vita. Ma Gesù ha resistito fino alla fine. Gesù ha resistito fino alla fine. Beato l'uomo che non guarda né a destra né a sinistra, ma guarda al sacrificio. Amen. Quindi avrai sempre la persecuzione nel servire Dio, ma tu devi rimanere fermo, perché devi fare qualcosa. Devi andare contro queste cose, perché Dio, il desiderio di Dio, sapete qual è per la tua vita?
che tu possa essere un albero da frutto, una quercia forte e rigogliosa. No, Dio non ha chiamato piante ornamentali nella Chiesa. Sapete, nella Chiesa ci sono tante piante ornamentali. Stanno lì, fermi, vengono, si ascoltano la messa e poi ci vediamo domenica prossima. Ma Dio vuole che tu sei un albero da frutto, che tu possa portare frutto, che tu possa andare in giro per la città predicando, sanando e guarendo, annunciando il Vangelo della liberazione del Regno. Non una pianta ornamentale che viene la domenica, giusto ti siedi, sai così, pastore ti dà una spruzzatina d'acqua e te la pigliano e poi ci vediamo domenica prossima. No, alberi da frutto. Amen. Ora la grazia ti sostiene. Dillo, la grazia mi sostiene. Perché un giorno Dio l'ha dovuto dire all'apostolo Paolo, quando ci fu un qualcosa che lo stava schiacciando e opprimendo, e Dio gli disse: la mia grazia ti basta. E quando tu ascolti la voce dello Spirito, quando ti lamenti e lo Spirito ti dice: la mia grazia ti basta, e tu vai avanti, sei sollevato, e poi ti lamenti di nuovo, ma se sai ascoltare la voce dello Spirito, lui ti dirà sempre: la mia grazia ti basta. Sì, Signore, ma io oggi la mia grazia ti basta. Signore, ma proprio ora non mi... la mia grazia ti basta. Alla fine non ti lamenti più, che dice, che glielo dica a fare? Lui mi risponderà: la mia grazia ti basta. Amen. La sua grazia ti basta per combattere e vincere tutte le battaglie che il mondo e i demoni ti mettono davanti, perché tu sei più che vincitore. Ora la grazia ti sostiene, mentre l'ipergrazia si basa sulle tue forze e convinzioni e ragionamenti, e tutto questo ti porterà alla sconfitta. Perché l'ipergrazia cosa ti dice? Ma perché devi pregare? Ma perché devi digiunare? Ma perché devi amare, perdonare? Dio alla fine poi ti salva lo stesso. Ma sapete, la grazia che è Gesù, lui fa qualcosa attraverso la tua vita di preghiera, attraverso il meditare la parola, attraverso il tuo digiunare, tu gli permetterai di lavorare nella tua vita. Perché la grazia ti salva, ma non ti lascia come sei. La grazia, Gesù, ti vuole cambiare. E sapete, lui sa che viviamo cose mondane, ancora cose carnali. E quindi lui cosa vuole fare? Vuole lavorare nella nostra vita, perché rischiamo di andare all'inferno. Non ti scandalizzare, perché la Bibbia dice qualcosa, che chi vive per le opere della carne se ne va all'inferno. Amen. Ora, cosa significa la parola iper? Significa sopra, oltre, che serve ad indicare qualcosa di eccessivo. Ma se Gesù è la grazia, perché scegli l'ipergrazia? In Giovanni 1,16 è scritto che noi abbiamo ricevuto dalla sua pienezza grazia su grazia. Non dice che abbiamo ricevuto l'ipergrazia, ma abbiamo ricevuto la grazia che ci cambia, la grazia che ci sostiene, la grazia che ci basta. In Giovanni 1,17 dice: poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè, ma la grazia, Gesù, e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. E senza offesa e non a caso, noi siamo la parola della grazia. Amen. Non siamo la parola dell'ipergrazia, e questo spirito se ne deve andare via nel nome di Gesù.
Perché se noi potevamo vivere la nostra vita tranquillamente, facendo quello che noi volevamo, godendoci la nostra vita da sfrenati, Gesù cosa sarebbe venuto a fare? Sarebbe morto invano. E sapete, Lui ci ama così tanto, come dicevo prima, che vuole lavorare nella nostra vita. Sapete, io ringrazio Dio che abbiamo un pastore, o meglio dire un condottiero, che sempre ci sprona, che sempre ci dice di pregare, che sempre ci dice di digiunare, che sempre ci dice di studiare la parola, che sempre ci dice di vederci alle riunioni. E noi che spesso diciamo, ma nata volta, ma non si stanca mai questo pastore. E io ringrazio Dio per lui. Perché sapete, chissà tanti di noi dove saremmo oggi spiritualmente. Perché la carne vuole riposare. La carne non vuole lavorare, quindi tu ringrazi a Dio per il tuo responsabile, per persone che ti spronano anche quando sembra esagerato. E io ringrazio Dio per il pastore, che è un reale condottiero che sta guidando la Chiesa a un'esplosione, ad espandersi per tutta la città. Perché, cari, qui ricevete un cibo solido, un cibo glorioso, un cibo meraviglioso. Ci sono tanti, sapete, che non sanno guidare. E dove vanno? Cosa succede nella vita delle persone che non sanno guidare? Ammazzano le persone. Amen. Uccidono le persone. Sembra che non siete convinti. Vi racconto qualcosa, così vi svegliate. A proposito di non saper guidare. Un giorno un uomo, un postino, doveva portare delle lettere in una casa di campagna. Bussò alla porta di questa casa e uscì un bambino, 7, 8, 10 anni. E disse, ragazzino, chiama tua madre che devo consegnargli delle lettere. E lui disse, mi dispiace, mia madre non c'è, mia madre è morta sotto il trattore. E lui gli disse, ok, chiama tuo padre. Disse, mi dispiace, mio padre è morto sotto il trattore. Disse, scusa, ma che stai da solo in questa casa? Disse, c'erano i nonni, c'era il mio nonno e c'era mia nonna, ma è morta sotto il trattore. Al che l'uomo disse, ma tu che ci fai qui da solo? Io porto il trattore. Facciamo un applauso per Gesù che ci ha donato il condottiero migliore di questa città di Napoli. Amen. Comunque ci vuole la patente anche per portare il trattore. Quindi venendo a noi, Gesù vuole essere il Signore, dillo. Cari, voi dovete afferrare questa parola stasera. Quando vedo che tutti quanti dite amen, ce ne andiamo. Se no, non ce ne andiamo. Gesù vuole essere il Signore. Non lo dì, eh? Amen. Mentre tanti, sapete cosa fanno? Dicono, Gesù, grazie lo stesso, ma io me la vedo da me. Sapete, questi si chiamano spiriti di ribellione, che vogliono pervertire la parola di Dio. Se Gesù è il Salvatore, deve essere prima di ogni cosa il tuo Signore, se no non vai da nessuna parte. E questi spiriti di ribellione e di menzogne non riusciranno nella loro impresa, perché io so che un popolo si sta innalzando, uomini e donne che predicheranno non un Vangelo annacquato all'acqua di rose con lo zucchero sopra, ma denunceranno quella che è la verità, andando in ogni luogo di questa città, salvando, guarendo e sanando ogni persona. Cari, quello che è vittorioso
è la verità. Amen. Quindi niente ci può fermare. Dillo, niente ci può fermare. E tutti coloro che Dio userà, sapete chi saranno? Saranno coloro che si lasceranno cambiare. Il problema più grande, sapete qual è? Quando tu non prendi coscienza che devi cambiare. Ma quando sai che devi cambiare, tu dici: Signore, cambiami. Ci sono ancora queste cose in me che non vanno bene. Signore, cambiami. Io voglio essere usato per la tua gloria. In Zaccaria 4:16, allora egli rispondendo mi disse: questa è la parola dell'Eterna Zorobabel, non per potenza né per forza, ma per il mio spirito, dice l'Eterno degli eserciti. Quando riconosci la grazia che Cristo ha portato nella tua vita, tu permetti una trasformazione. Dici: ok Signore, io voglio cambiare, pregherò, mediterò la parola, digiunerò, cercherò di morire a me stesso. E quando tu fai questo, e tu andrai, non andrai con la tua forza, ma per lo Spirito di Dio, e riporterai vittoria, e i demoni, quando ti vedranno, tremeranno e soccomberanno. Un episodio, Sansone, nel libro dei Giudici al capitolo 15, Sansone aveva l'equipaggiamento di Dio prima che lo perdesse, prima che peccasse, prima che entrasse, come si suol dire, nell'ipergrazia, concedendosi a quella donna. E sapete, Sansone era grandemente usato da Dio, e un giorno in un combattimento lui prese una mascella di asino e uccise 1000 uomini. Infatti Sansone disse: con una mascella d'asino, un mucchio, due mucchi, con una mascella d'asino ho ucciso 1000 uomini. Amen. Perché tu ti lasci cambiare, tu ti lasci trasformare, tu ti lasci inzuppare ogni giorno dalla presenza di Dio. E io immagino quel giorno, no? Che Sansone ha visto mucchi su mucchi di uomini, 1000 uomini a terra, e lui con quella mascella d'asino in mano, perché c'era una forza soprannaturale di Dio. Non era Sansone che è forte, come vediamo nei film, ma c'era l'azione soprannaturale di Dio. E lui stesso si meravigliò. Io mi immagino che lui stesso è rimasto allibito. Dice: mamma mia, con una mascella ho fatto mucchi su mucchi, con una mascella d'asino io ho ucciso 1000 uomini. Questo è quello che Dio farà nella tua vita. Questo è quello che Dio vuole fare nella tua vita. Al momento che tu dici: sì Signore, usami, voglio essere uno strumento nelle tue mani, Dio sconvolgerà la tua vita. Se non hai casa di pace, tu avrai 10 case di pace. Chi ne ha 10 ne avrà 100. C'è un'accelerazione, ma tu devi dire: sì Gesù, io voglio sottomettermi alla tua signoria. Al momento che lo fai, riceverai il giusto equipaggiamento. Concludendo, lo spirito dell'ipergrazia. Avete capito cos'è l'ipergrazia? Non andiamo a casa. L'ipergrazia è quella vocina sottile, sottile, che dice: che fa che non preghi? Che fa che non leggi la parola? Che fa che vai nel compromesso? Che fai un peccato? Tanti chiedi perdono a Dio. Che fa che fai questo? Dio alla fine è buono. Dio alla fine salva tutti quanti. Dio alla fine, noi stiamo perdendo il tempo, perché lo facciamo. Amen. In Apocalisse è scritto: ecco, io vengo presto, dando ad ognuno le opere che io porto con me, a secondo di ciascuno delle opere che ha fatto. Quindi ci sono dei doni, ci sono dei regali.
o ci può essere l'inferno, perché tu il peccato chiama un altro peccato, un abisso chiama un altro abisso. Ma quando tu servi, tu non puoi servire con le tue forze, perché ti verrà insegnato. Noi facciamo le riunioni, gli uscieri, la sicurezza, almeno per quanto mi riguarda, e diciamo alle persone: non puoi fare un servizio nel naturale, devi pregare. Quindi il servizio cosa fa? Ti motiva a cercare Dio. Amen. Io sto predicando, ma ho dovuto pregare, sennò chi ci veniva qua? Amen. Quindi ti viene una vita spirituale diversa, non vivi in un modo apatico. Mi sto spiegando? Avete capito? Quindi cos'è l'ipergrazia? È un grande inganno del diavolo. Non devi perdonare, non lo pensare proprio. Viene lui da te se vuole riappacificare. Ma questo è il Vangelo. Gesù cosa ha detto vicino a Pietro? 70 volte 7. Amen. Quindi l'ipergrazia ti porta alla morte spirituale, ti porta nel compromesso, ti rende sterile ed arido, ti blocca nel servire Dio, ma questo assolutamente non è la sua volontà. Ora i discepoli, e concludiamo, ci hanno lasciato un esempio nel servire, eppure erano i discepoli, stavano vicino a Gesù. In Atti 6:2 dice: i dodici, convocata la moltitudine dei discepoli, dissero: non è conveniente che noi lasciamo la parola di Dio per servire alle mense. Pertanto, fratelli, cercate di trovare fra di voi 7 uomini dei quali si abbia buona testimonianza, pieni di Spirito Santo e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Quanto a noi, continueremo a dedicarci alla preghiera e al ministero della parola. Quindi cosa facevano i discepoli? Servivano. Lo spiritello dell'ipergrazia ti dice che non devi servire. La parola di Dio dice che devi servire. Tu devi servire, se no a che serve? Ci sono i condizionatori che scaldano le sedie la domenica. State tranquilli, non diventeranno fredde. Amen.